Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, come sempre, parliamo di un sacco di novità riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Un bel po' di roba super interessante ragazzi. Nel video di oggi infatti tratteremo alcune nuove skin, di cui una particolarissima rilasciata per pochi minuti per sbaglio da parte di Epic Games, ma subito recuperata dai vari leakers mondiali. Parleremo anche del grandissimo record del signor Ninja e ovviamente non mancheranno dei leaks relativi al capodanno di Fortnite. Ma ragazzi, oggi vi ricordo una cosa, un po' di cose importanti. La prima ragazzi, da questo momento, guardatela in alto, siamo in collaborazione con il gruppo Telegram Fortnite Italy. Mi raccomando ragazzi, andate a seguirli su Telegram che meritano tantissimo. E ovviamente non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi in tantissimi al canale. Uè, attivare anche la campanella, mi raccomando. Ma prima la domanda ragazzi, la domanda importantissima, non può mancare la domanda ragazzi che vi voglio fare in questo momento: qual è la vostra modalità a tempo limitata preferita? Ne ho messo qualcune, non tra queste tre. La vostra preferita, la mia personalmente è la 50 versus 50, veramente, veramente tanta roba in quella modalità. Ma quindi, ciancio le bande! E bando alle ciance, partiamo subito ragazzi parlando della skin, di una delle skin ancora non rilasciate ma recuperata dai leakers nei file di gioco. Non so se lo avete notato ragazzi, ma sembra la versione femminile della skin che hanno dato ai possessori di PS Plus. Dai, è praticamente la controparte femminile, vestita bene, con le matite lì sopra le zinne, ecco, in quel posto lì ragazzi, con i simboli della, sembrerebbero i simboli della PlayStation, in realtà sono quelli matematici sul cravattino. E oltre a questa skin è stato visto anche il suo backpack, che è il portatile, chiamiamolo un po' così, molto carino, con il logo dell'ama nella parte centrale, e anche il piccone, che ovviamente ragazzi questo deve essere uno strumento di precisione, perché a me mi sembra una specie di tergicristallo sopra un righello. In realtà probabilmente sarà uno strumento che l'ignorante qua non conosce. Ma ragazzi, ovviamente le notizie non sono finite, andiamo avanti e parliamo di un'altra delle skin che sono state recuperate nei file di gioco da pochissime ore, ma non è ancora stata rilasciata. Questa skin, ragazzi, intanto sto cercando una cosa interessantissima che voglio farvi vedere tra pochissimo, ragazzi. Questa skin è una folletta, un'elfa, chiamatela un pochettino come volete, ed è apparsa nelle storie di Instagram di Epic Games per pochi minuti l'altro ieri sera. Io personalmente non l'ho vista, ma molti utenti l'hanno recuperata e quindi ovviamente ve la faccio vedere. Non sappiamo, alcuni dicono che sia il pack da 5€, io non lo so ragazzi. È carina, perché è carina, è uscita l'elfa, adesso esce la folletta, manca solo che esce la gnoma, abbiamo fatto tutta la cucciolata. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece della skin Ion, ragazzi, importantissimo, perché sicuramente voi lo sapete ragazzi, nelle skin rare di Xbox è presente la skin Ion. Insieme al pacchetto leggendario riceverete ovviamente 2000 V-Bucks. Ma forse non sapete che è uscito un tweet ufficiale di Epic Games che dice, non ve lo sto a tradurre tutto, in due parole dice: chiunque abbia la skin Ion aveva 2000 V-Bucks. Con l'ultimo update hanno deciso di regalare oltre ai 2000 V-Bucks anche salva al mondo a tutti quelli che non ce l'hanno. Ma
se siete possessori di Salva al Mondo e acquistate il bundle Ion, quindi quello che vi ho fatto vedere adesso, che trovate anche nel mio link qua in descrizione di Instant Gaming, super super scontatissimo ragazzi, vi daranno ulteriori 2000 V-Bucks. Da quel che sembra ragazzi sono 4000, raga, 4000 V-Bucks se avete già Save the World. In poche parole stiamo parlando ragazzi di 50 euro regalati, una roba del genere. Io ragazzi un pensierino ce lo farei. Siamo arrivati ragazzi anche a parlare ovviamente di tutto quello che sta succedendo nello scioglimento del mega blocco di ghiaccio che avvolge il castello. Ieri ve l'avevo fatta vedere, non si era capito bene. Oggi invece, oltre a farvi vedere come è stata recuperata, come è visibile nella parte dietro del castello una prima apertura, quindi ci fa intendere che probabilmente si scioglierà completamente il blocco di ghiaccio, volevo anche ragazzi farvi vedere, vediamo se riesco a pescarlo da qua direttamente, un video molto molto interessante. Perdonate la prepotenza con cui vi ho inserito questo video, ma non era pronto, ho dovuto farlo track. Questo ragazzi è un video tratto direttamente dal mio gameplay che vi fa vedere come anche all'interno del castello ci sia lo scioglimento del ghiaccio. Adesso lui sta entrando, noi entriamo ragazzi nella parte davanti perché ci sono due nuovi chest che potete andare a recuperare se siete fortunati ovviamente a trovarli nelle partite. Adesso io ero convinto che fosse già qua, ma in realtà non è in queste due parti. Adesso vi faccio vedere con calma. Bisogna entrare nella parte principale, andare avanti di qua, salire queste scale, poi lui passa di qua. In realtà bisognava scendere di un piano, in poche parole, guardate un pochettino, andando giù ancora di un piano, aprendo questa porta, qui a destra si è sciolto e di solito proprio dove sono atterrato c'è un chest e come vedete anche dall'altra parte a volte se ne trova uno ragazzi, quindi si sta continuando a sciogliere giorno per giorno il mega cubo di ghiaccio di cui vi parlavo, di cui tutti siamo a conoscenza, e nuovi chest vengono ogni tanto rivelati. Ce ne sono davvero tantissimi in questo castello ragazzi, tanta tanta roba. Ma andiamo avanti ragazzi, e volevo anche parlarvi del signor Ninja, una nozione che merita di essere inserita nel video di oggi per vostra informazione. Tutti lo conoscete, non ha bisogno assolutamente di presentazioni ragazzi, il signor Ninja raggiunge da pochissimo le 5000 vittorie ragazzi, si conferma essere comunque non il giocatore con più vittorie in assoluto, ma il giocatore con più kill in assoluto su qualsiasi piattaforma, 94.684 kill, una cosa veramente impressionante ragazzi, nessuno ha mai fatto più di lui, nessuno è vicino al suo numero di kill, quindi tanti tanti complimenti al nostro Ninja che ha permesso ovviamente di esportare la fama di Fortnite in tutto il mondo. E chiudiamo ragazzi parlando dell'evento di Capodanno. Questa è un'immagine che arriva direttamente dai file di gioco, ne ho già ampiamente parlato nei miei precedenti video, sapete che ci sarà l'evento della palla gigante della discoteca che scenderà dalla lobby. Vi invito di nuovo ragazzi, provate a guardare il replay di qualche vostra partita, ogni tanto a me è successo, vi appare nel cielo esattamente la palla, raga è enorme, è più grande tipo tre volte dell'autobus, è enorme. Questi ragazzi sono le piattaforme da dove verranno lanciati i fuochi d'artificio, anche ragazzi andando a vedere proprio nei file di gioco si vede come fireworks, vuol dire fuoco d'artificio ovviamente in inglese, ci sia già tutto pronto per il grande evento che Epic Games ha deciso di regalare a tutti i giocatori per la fine di questo 2018, che è stato veramente un anno da record per l'azienda finlandese, se non ricordo male. Beh ragazzi, io ve lo ricordo ancora, fate un bel salto sul gruppo Telegram Fortnite Italy che merita tantissimo, mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto il mio video, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto, ciao!